Un saluto dal dottor Palma, assessore di turismo dentale e dentisti in Moldavia. In questo video vediamo quali sono i benefici dell'avere una dentatura fissa, per esempio su impianti dentali, e poi accennerò anche alle soluzioni semifisse, sempre con impianti dentali, ma con denti che si mettono e si tolgono. Dunque, avere i denti fissi cosa significa? Significa andare a intercettare la memoria di se stessi. Di prima di perdere i denti e quindi arrivare poi a una compliance finale. Compliance significa un'accettazione della cura che si è ricevuta, molto 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 maggiore rispetto alle soluzioni con protesi mobili. Non c'è tanta da fare, tanta disquisizione da fare, nel senso avere i denti fissi si capisce da soli senza una laurea quali sono i benefici. Significa poter mangiare cibi duri, significa poter sorridere con sicurezza, significa avere non più l'alitosi in bocca, non avere dei corpi estranei in bocca, significa poter lavare in maniera naturale la dentatura. Senza andare, diciamo, a vergognarsi col proprio partner di doversi togliere i denti la notte, per esempio. Avere i denti fissi significa, dal punto di vista biologico, andare a avere degli impianti, delle protesi di radici, sono delle simulazioni di radici di impianti. Vi ricordo che l'unica cosa che differenzia una radice naturale è la presenza del nervo. Mentre un impianto dentale è una vite fondamentalmente in titanio che non ha alcuna sensibilità. Oltre al nervo che ci fa sentire il caldo e il freddo nei denti naturali, oltre che il dolore, noi abbiamo che la radice praticamente sta nell'osso, come pure l'impianto, connessa ad un cuscinetto di fibre elastiche. Queste fibre elastiche sono delle fibre che danno mobilità al dente, sono un ammortizzatore e oltretutto ci sono delle fibre sensitive che danno input al cervello, di quanto stiamo premendo i denti. Infatti questo è il motivo per cui noi con i denti naturali sentiamo un capello tra i denti. Abbiamo come se avessimo la sensibilità sui denti, il tatto. Questo viene invece a mancare all'impianto, che l'impianto si trova a contatto diretto con l'osso. Non abbiamo un sistema di feedback sensitivo tra impianto e osso. Questo cosa comporta? Comporta che cosa? Una differenza dei denti, per esempio capsule in ceramica che vengono montate su questo tipo di radici e quest'altro tipo di radici. La differenza è che su questo tipo di radici noi abbiamo la percezione di quanto forte stiamo stringendo. Su quest'altro tipo di radici, gli impianti, noi non riusciamo a capire quanto forte stiamo masticando. Questa piccola spiegazione è fondamentale poi per capire tutti i video successivi, perché da qua nascono poi tutti gli errori che si possono fare dopo aver fatto una riabilitazione completa e tutti i problemi che ci possono essere dopo aver fatto una riabilitazione completa. Un paziente che ha un feedback nervoso è un paziente che non ha necessità di limitarsi in ciò che mangia visivamente. Un paziente che non ha il feedback nervoso di quanto sta premendo, invece è un paziente che deve fare molta più attenzione a un percorso di riabilitazione più lunga che inizia con la riabilitazione visiva a ciò che mangi. L'alternativa, quale può essere? Può essere quella di montare inizialmente sopra questi tipi di radici dei denti di materiali morbidi che mettono in sicurezza il paziente da eventuali sovraccarichi, spasmi muscolari. È fondamentalmente il rischio di andare incontro anche alla rottura degli impianti stessi. Gli impianti dentali ci permettono, come dicevo prima, di avere una percezione di noi stessi molto positiva, ma non è uguale al tornare a avere i denti naturali, rimettere tutti i denti fissi su impianti dentali. Questa è l'unica differenza, ovvero noi abbiamo dei materiali artificiali in bocca che si possono rompere, dei materiali che sono imperfetti, delle riabilitazioni fatte da mano del dentista e dai calcolatori, dai computer che vanno a calcolare le posizioni di questi denti, ma nessuno è perfetto. Ci possono sempre essere degli errori in fase di ricostruzione della dentatura che possono creare dei problemi. Più materiali noi mettiamo in bocca e più aumenta la probabilità, la percentuale di avere dei problemi. Faccio l'esempio, un impianto dentale fallisce nel 2% dei casi.
Se io metto 10 impianti dentali nella bocca di un paziente, 2% diventa 20% di probabilità di avere problemi. Quindi capiamo bene che andare a riabilitare una bocca in maniera integrale significa correre il rischio di avere nel 20% dei casi dei problemi. Più è grande il lavoro e più è grande la responsabilità. Più è piccolo il lavoro che si fa in bocca e minore è la responsabilità di chi opera, di chi ci lavora sulla bocca, e quindi capite bene che andare a riabilitare una bocca in maniera integrale, tutto si gioca su queste, sul calcolo delle probabilità di insuccesso. Quando noi andiamo a selezionare i materiali da utilizzare nella bocca del paziente, andiamo a fare una somma del rischio di insuccesso dell'aspetto di riabilitazione dell'osso, dell'impianto dentale che viene messo nell'osso, delle connessioni tra impianti dentali e denti artificiali e dei denti artificiali stessi. Alla fine ci salta fuori la percentuale di rischio di quella riabilitazione. Riabilitare una bocca con materiali artificiali significa andare a limitare il rischio di che si verifichino dei problemi in futuro. Come? Andando a selezionare gli accoppiamenti dei materiali in maniera corretta, andando a bonificare in maniera corretta la bocca da ciò che va bonificato, andando a ricostruire, a ricreare le basi per poter arrivare poi agli impianti dentali in maniera sicura. In maniera sicura delle volte significa fare estrazioni, innestare dell'osso e mandare il paziente a casa con una dentiera mobile. Significa che se il paziente già avrà altre probabilità di rischio nei prossimi viaggi, al primo viaggio noi dobbiamo limitare al massimo le cose che possiamo limitare, i danni, i rischi di danno che possiamo limitare. Nei prossimi video vedremo esattamente come noi andiamo ad approcciare le varie fasi, ovvero ricostruzione osso, impianti dentali e ricostruzione dei denti, e vedremo la logica che c'è dietro alla scelta delle varie riabilitazioni. Per ora un saluto da Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale, Dentisti Moldavia.